Salve a tutti ragazzi, eccoci qua, ritrovati in questo nuovissimo video, siamo tornati con la carriera allenatore insieme al magico Cagliari. Oggi andremo a fare tre partite molto importanti, la prima è contro la Roma in trasferta, la seconda in casa contro il Napoli e l'ultima, per chiudere anche il mese di marzo e avviarci quasi alla fine del campionato, sempre in trasferta contro il magico Sassuolo. Poi mancheranno praticamente queste quattro partite contro Fiorentina, Juventus, Bologna, Atalanta. E queste altre 4, Milan, Torino, Sampdoria, leggermente ravvicinate, e Frosinone, per poi andare a chiudere, cioè finire il campionato. Quindi mancano esattamente 4-8. Praticamente con altri due video finiremo la terza stagione. E quindi stiamo giocando il campionato è ancora apertissimo. Siamo adesso contro la Roma, quindi la Roma sta settima con 43 punti, poi dovremo, come ho già detto, sfidare il Napoli che sta decimo a 39 punti e poi il Sassuolo che è sesto con 45 punti. Noi siamo in lotta con Milan e Juventus, aggiungerei anche la Roma, si è leggermente staccata la Lazio, quindi per il momento non la metterei la Lazio, metterei solamente Inter, Milan e Juventus. Con la Juve abbiamo pari punti, con il Milan siamo a più 1 e con l'Inter invece siamo a più 2, quindi è ancora una bella lotta. Contro la Roma giocheremo con questi, quindi con Pizarro in porta, Calabria, Romagnan, Padu, Sar, Barella, Tonali, Junior, Foden, Sancho e Patrick Cutrone in attacco. Ovviamente la tribuna rimane la stessa, buona prova di Boxic l'altra volta, leggermente promosso. In panchina ci portiamo Pellegrini, Gomez, Diaz, Grasso, Della Fuente, James e Choudhury. E basta, e basta. L'esordio di Grasso sarà rinviato esattamente verso fine aprile, quindi con Bologna-Atalanta, all'incirca lì. Andiamo a giocare contro la Roma. Vi chiedo se non è che si iscrivete al canale se non l'avete fatto. Lo sapete, non è nulla di obbligatorio, forse l'ho detto all'inizio, ma non fa niente. Andiamo a vincere, andiamo a vincere. Prima partita di oggi, Roma-Cagliari allo Stadio Olimpico. Ogni partita ormai è praticamente importantissima. Ne mancano 8 più 3 diventano 9, 10, 11. Quindi 11 sono 33 punti. Mamma mia, come sono bravo in matematica. 33 punti significa arrivare quasi a 80 punti a fine campionato, eh? Quindi bisogna ancora giocarsela, è ancora tutto aperto. Oh, attenzione! Mamma mia, Plizzarrone, grande Plizzarrone! Che cosa mi ha tolto? Che cosa mi ha tolto? Cutrone meglio! Ma non dirmi che ho tirato così male. Ah, meno male, perché se lì Vinicius tira così male, giuro che lo offendo. Signorino, qual è il rigore però, signorino? E che cazzo, Tonali me l'ha tranciato. Primo tempo veramente tosto, a parte l'unica azione bruciata con Vinicius, il tiro loro, e che dove Pizarro ha parato, e il finto rigore che non mi ha fischiato l'arbitro. E qui mi sto incazzando, la Juve giustamente sta vincendo contro il Parma. È una partita molto tosta questa, perché sul piano fisico hanno un bel centrocampo tosto. E non è semplice passare, a meno che non sfruttiamo il gol glitch, ma Foden si mangia il gol, puttana Eva di quella troia. Attenzione, non ci voglio mai credere nella vita. Non ci voglio mai credere nella vita, parte 2. Nella linea il difensore, non voglio nemmeno sapere chi sia quello che si è immolato, perché altrimenti giuro che li faccio male perché porca la miseria. Quello era il gol dell'1-0 e da lì poi chiusura totale del campo, cioè addio. Puttana ladra. Fatto tre cambi. Ovviamente ho tolto Cutrone perché boh, non stava neanche giocando molto bene. Ho messo Pellegri, ho tolto Foden e ho messo Angel Gomez. Ed ultimo cambio, ho tolto Sancho e ho messo Diaz, quindi un po' l'abbiamo messa offensiva come squadra. Adesso bisogna cercare di non fare i coglioni. Pellegri! Pellegri la sbaglia! Angel Gomez, come cazzo hai fatto? Come hai fatto? Come hai fatto? Vabbè, l'abbiamo pareggiata. Meglio di perderla sicuramente. Comunque è una bella squadra, la Roma lo sappiamo. Però l'abbiamo ampiamente dominata, tranne col possesso palla, che sapete che io e il possesso palla non andiamo mai d'accordo. La Juve giustamente
Non è che si va a cagare sotto come il Parma, come ho fatto io, quindi va a più 2. E se guardiamo, mi ha superato anche il Milan, che va a 58. E vabbè, il Milan e la Juve è a 59, quindi a più 2, niente di che. Ha giocato la Juve, non è che hanno. Ha giocato la Juve, ha giocato anche l'Inter. Voglio vedere 2 secondi che cosa sono andati a fare. E non me lo fa vedere, perché non me lo vuoi far vedere? Ok, la Juve ha pareggiato contro la Samp 1-1. L'Inter ha vinto 1-0 contro il Sassuolo. E ciò per cui 57 punti come me, anche se una partita in più. La Juve ha 60, quindi ha bruciato l'occasione. Noi, se andassimo a vincere contro il Napoli, metteremo nuovamente la freccia per appoggiarci a fianco alla Juve. Però bisogna vincerla, per forza. Ci siamo, seconda partita, Cagliari-Napoli, ancora un altro big match. Il Napoli è un po' giù in classifica, ma comunque la squadretta ce l'ha. E bisogna stare attenti comunque, anche se poi il campionato va male, ma freghiamocene di ciò. Super Pizzarrone, Super Pizzarrone due volte anche sulla ribattuta. A cazzo duro ci è andato proprio sulla ribattuta. Sancho, mamma mia, bella, bella questa scivolata. 1-0, Schmeichel al battuto. Portati avanti dopo 13 minuti, proprio il numero di maglia di Sancho. Proprio il numero di maglia di Sancho. E beh, tutti zitti, e il Napoli deve essere zitto. Ho fatto la cazzata? Ho fatto una cazzata più grande di me. Ho fatto la cazzata più grande di me. Non ci voglio credere. Puttana ladra. Puttana ladra. Beh, ma è meno male che c'è Plizzarri. Perché non può vincere il contrasto di testa? Insigne. E mi sa che mi si è rotto Calabria. Ditemi di no, per favore. Perché mi sclero male se si è fatto male proprio Calabria. Perché è l'unico terzino decente che ho. Adesso pensiamo 2 secondi alla... Ma dalla meglio, Junior, dallo meglio quel pallone. Che cazzo ti costa dare quel cazzo di pallone meglio? Non ci credo, non ci voglio credere, dai, ma veramente. Ma veramente. Aia, non va bene, non va bene. Io devo ringraziare Plizzarri perché sto facendo cazzate una dietro l'altra. Per fortuna... Sta parando perché c'è. Boh, non. Sono bloccate. Pieno di uomini. Non azzeccano un passaggio, sti bastardi. Ma come cazzo puoi crossare così male? E che cazzo mi fischi la fine del primo tempo quando sono nella tre quarti avversaria? Ma che cazzo fai, arbitro? Ma che cazzo fai, arbitro? Il Milan sta anche vincendo contro la Roma. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Mi sto giocando lo scudetto così a merda. Tonali, ma vattene a fanculo, te e famiglia. Plizzarri, io devo ringraziare a lui perché altrimenti qui, ciao proprio, eh. Ma ciao, ciao. Cotrone, no! Non ci voglio credere, mi ha fischiato anche il fuorigioco. Vabbè, che cazzo siete il Barcellona? Boh, mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo. Apri un po' di prateria. Apri un po' la prateria. Guarda Calabria, buttala in mezzo a Calabria. Bene, ma possibilmente bene. Cutrone, salta ogni tanto. Cioè, stiamo perdendo contro la decima in classifica. Ve ne rendete conto che gli ho regalato un gol. In più si sono esaltati e in qualche modo burdo. Sono riusciti a farmi anche il secondo. Ci sto perdendo contro la decima in classifica. Ma neanche se si ritira qualcuno, cioè vanno in Europa League. Non se la sognano proprio l'Europa League questi. Non possiamo mica perdere. Ma non ci voglio credere. Non ci voglio credere che mi sta succedendo tutto questo. Ma veramente, cioè, l'incrocio ho preso. Ho preso l'incrocio con Pellegrini. Meno male che poi c'era Cutrone lì che stava anche per sbagliare, a parte... tolto quello. Tira Pellegrini! Ma tira bene! Schmeichel di merda! Schmeichel di merda! Ma perché uno deve farsi degli infarti nel mentre che registra FIFA? Porca di quella puttana! L'hai visto? No!
A parte che era fuori gioco, ma non mi puoi sbagliare una cosa del genere. Finita. 2-2. Cioè, no, veramente. Ma veramente, io non. Sono incredulo. Gli ho fatto fare quelli che. Cioè, il Milan ha vinto. Puttana ladra. Mica, su. Mi hanno convocato 3, 4, 5 giocatori della mia squadra. 4 sono dall'Italia: Calabria, Cotone, Pizzarri e Barella. Sti gran cazzi. Comunque, l'Inter ha fatto l'ennesimo passo falso del suo cammino perché ha pareggiato contro il Bologna. Poi dalla Roma non me ne fotte niente, niente, cioè non me ne frega praticamente nulla. La Juve, il Milan prima ha vinto, il Milan prima ha vinto 2-0 contro la Roma, quindi se ne sta beato primo, cioè era qua, era quinto forse, è iniziato a scavalcare una marea di cose. E siamo a meno 2, a meno 2 dalla Juve, a meno 3 dal Milan, io non ci voglio credere, cioè. Per carità, non siamo lontanissimi, non sto dicendo quello, ma. Avevamo occasioni d'oro, avevamo delle occasioni d'oro. Terza ed ultima partita, massacrante del giorno. E questa azioncina? E questa azioncina dopo 5 minuti? Sempre Sancho che segna? Magari riusciamo a ottenere anche il risultato, così sarebbe molto molto carina come cosa. Eh? Dai, ci proviamo. Super 2-0. Super. Super portierone del Sassuolo che l'ha messo nei piedi. Gliel'ha messo nei piedi quel pallone per Cutrone. Una conclusione così e così di Vinicius. Poteva anche tirare meglio. L'importante è che comunque sia stata la ribattuta. Con Cutrone bello bello pronto. Bella cagata. Bella cagata. Regagliami il gol, dai. Tanto non ci stiamo mica giocando uno scudetto noi. Che cazzo. Mi dovete spiegare cosa ci fa Politano al Sassuolo, visto che gioca nell'Inter, ma sto gioco proprio non ne capisce niente. Vabbè, dai. Foden, consigli, ha parato stavolta. Così bravo, eh. Foden, bel passaggio illuminante di Tonali, almeno non rischiamo il pareggio, andiamo a più due. Foden mette le orecchie e dice, sono bravo anche io, eh. Bel contropiede. Vabbè, Vinicius qui non puoi sbagliare. Piazzato, bel piazzato. 4-1 al 55esimo. Adesso facciamo giocare un po' di sega. Tolto Foden, che ha anche segnato. Vabbè, non è quello il motivo perché l'ho tolto, ma perché comunque gioca sempre. Messo ovviamente Angel Gomez, è il primo cambio che viene in mente. E poi ho tolto, come si chiama? Tonali, ho messo Caparezza, perché comunque ha bisogno di giocare anche lui, poverino. E il terzo cambio me lo tengo perché sinceramente sono indeciso se far giocare uno tra Pellegrini, che ha giocato anche contro il Napoli, ha giocato anche contro la Roma, sprazzi di partita ma comunque li ha giocati, Diaz che ha giocato anche lui contro la Roma e Napoli, oppure James al posto di Calabria per far riposare un po' Calabria, visto che non gioca mai James, quest'anno sta mangiando molta panchina. Plizzarone. A cazzo duro. Attenzione, Angel Gomez. Attenzione, Angel Gomez. Che cazzo hai fatto, Angel Gomez? Che il passaggio era per Sancho? Però Angel Gomez qui ha inventato il passaggino dell'anno. Da finalizzare, assolutamente no. Assolutamente sì. In qualche modo l'abbiamo finalizzato. Ma il passaggio che ha fatto per Vinicius. Cioè. Non l'ho mai visto un passaggio del genere. Perfetto. Ed esce Calabria. Questo non ve l'ho detto. Ed entra James. 5-1. Comunque questa l'abbiamo vinta. Ok, finita. Almeno qui ci siamo ricavati 3 punti importanti in vista del campionato. Abbiamo stradominato. Subito 2 tiri in porta e basta. Poi bisogna vedere cosa ha fatto sia la Juve che il Milan, che hanno 2 partite relativamente più semplici di quella che abbiamo fatta noi. E invece la Juve è caduta da qualche parte. La Juve ha fatto un brutto passo falso. Se riesco magari a cambiare, vi faccio vedere cosa ha fatto la Juve. La Juve 1-1 con l'Udinese e il Milan alla fine ha vinto. Quindi alla fine la classifica rimane sempre questa. Noi a 30,
ha recuperato anche la Lazio, quindi la Lazio è rientrata in corsa per lo scudetto, e inevitabilmente, cioè, c'è anche l'Inter, perché 7 punti non sono niente con 8 partite ancora. È rientrata anche la Lazio, è rientrata, vabbè, c'è anche l'Inter. Siamo a 3 punti dal Milan, non è molto, non è molto, possiamo tranquillamente giocarci, mancano 8 partite, dai. Allora, c'è un giovane che vuole andare via, si chiama Osvaldo Vergara. Visto che mi stava spaccando i coglioni, è nato adesso. Vediamo dov'è. Vergara, laterale. È spagnola, 68, ha un potenziale tra 88 e 94. Abbiamo un bel laterale in casa. Io per il momento glielo accetto il contrattino. E devo vedere subito. Perché scusa, vorrei vedere. Visto che è già 68. Oh, per carità, c'è accelerazione 78, agilità 74, finalizzazione 71, effetto 79, dribbling 71 e cross 78. Ha 3 stelle skill, 3 di piede debole. Diciamo che come valida alternativa a Vinicius, visto che manca un laterale al posto di Vinicius, ci può stare sì. È arrivato anche il resoconto mensile della primavera. Abbiamo qualche talentino, tipo Mariani lo continuerei a visualizzare un attimo. Lopez è un buon terzino sinistro, Lopez. Però continuiamo ancora a osservarlo, tanto fino a quando non mi chiede di andare via. Anche Esposito sembra un buon centrocampista. Giordano è un bel CC. Anche Greco mi sembra un bel difensore centrale. Questo invece, vabbè, che è portiere, però per il momento Rennic mi sta facendo dubitare. Questo sarà forte. Boris Ladic, 68 overall a 18 anni, questo tra poco mi chiede di essere spostato in prima squadra. 90 di potenziale, tra 90 e 94, questa è una bomba. Juricic, a 16 anni, è un po' basso di overall. Però tra 92 e 94 e basta, cioè, no, li teniamo tutti, perché dovrei mandarli via? Sono tutte bestie. E niente, Brahim Diaz vuole giocare e ovviamente nella prossima partita contro la Fiorentina andrà a giocare. Non ha giocato nessuno, sì, ha giocato, l'unica che ha giocato è l'Inter, che ha perso l'Inter. L'Inter sta facendo grosse, grosse cagate. Quindi, ragazzi, ci vediamo mercoledì con un video della Crea Natura con Icraf, perché mi avete chiesto di portarlo e io ho deciso di portarlo una settimana sì, una settimana no. È un episodio a sorpresa. Vi dico solo questo. Venerdì ci vedremo con la Crea Natura insieme al Cambridge e con il Cagliari per il penultimo. No, col terzul. Sì, col terzultimo appuntamento con la terza stagione ci vediamo lunedì. Vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Trovate Facebook e Instagram qua sotto in descrizione. Ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Bella!